Allora, vorrei aprire subito il consiglio. Prima del consiglio due informazioni di servizio, perché non so se tutti i consiglieri hanno ricevuto la mail di invito per domani alle 17 a Piazzale Metronio per l'apposizione della targa per Alice Galli, quindi volevo essere certa, poi con le mail so che succedono sempre, a volte succedono disguidi, domani alle 17, ecco vedi qualcuno che non l'aveva, domani alle 17, sarebbe bello insomma avere tutti i consiglieri. Visto che è stato un atto approvato all'unanimità in consiglio. Poi un'altra cosa che volevo dire è ricordo ai capigruppo che ho convocato una riunione subito dopo questa seduta di consiglio per decidere data e modalità per il prossimo consiglio straordinario, quindi spero nella vostra partecipazione, così possiamo definire anche questo. Detto questo, apriamo la seduta, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, ci sono 16 presenti, 8 assenti più la Presidente, ci sono due consiglieri giustificati che sono Guido Roy Andrea e Gunnella Alessandro. Gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri Candigliota, Alabiso e Giuliano. Allora, apriamo subito. Al primo punto dei lavori di oggi abbiamo l'interrogazione numero 18 del 2018 a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo e Stelitano, avente ad oggetto riapertura del Mandrione. Lascio quindi subito la parola per l'esposizione. Grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. L'interrogazione è stata fatta a risposta immediata con l'articolo 87 del nostro regolamento. Faccio solo una premessa perché poi la richiesta è molto breve e chiara. Come gruppo del Partito Democratico avevamo già affrontato questo tema durante il consiglio in cui abbiamo discusso la situazione e le difficoltà che stavamo incontrando a seguito delle continue aperture e voragini che ci sono sul nostro municipio, e in quell'occasione proprio l'assessore Vivace ci aveva fornito alcune indicazioni su Via del Mandrione, anticipandoci già che c'erano dei problemi, ma che in quel caso il municipio si era fatto totalmente carico della messa del ripristino e quindi della chiusura della voragine, ma collegata ovviamente a delle indagini più accurate, facendo riferimento ovviamente al protocollo che aveva, protocollo voragini che questo municipio appunto ha perfezionato, e assicurandoci che le indagini erano andate in corso e ricordando che la chiusura del tratto stradale era stata fatta in via del tutto precauzionale proprio a causa della presenza di cavità sottostanti che erano in evidenza stato di sgrottamento. Quindi
immaginiamo e sappiamo che siamo consapevoli che i lavori richiesti e le attenzioni e le indagini quindi sono sicuramente, immagino siano partite, ma abbiano trovato, diciamo, dei riscontri tutt'altro che tranquillizzanti. In realtà poi a sollecitare la preoccupazione, ma soprattutto una risposta, sono ovviamente i tempi di riapertura di quel tratto stradale che, come sappiamo tutti, al momento diciamo, libera gran parte della via Tuscolana in direzione centrale. Pertanto la riapertura che era stata appresa da fonti giornalistiche che doveva essere, sarebbe dovuta avvenire entro il 30 di aprile, diciamo, questo non è stato possibile, pertanto chiediamo di sapere se a seguito delle indagini è fissata oggi una riapertura e insomma, ringraziamo per poter essere subito prontamente venuto in aula a fornirci la risposta. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, la risposta è che le analisi hanno evidenziato problemi che all'inizio non erano apparsi. Quello che è venuto fuori dalla fase di ispezione è che non esiste una unica cavità sotto la sede stradale, ma un doppio sistema caveale a livelli diversi che ha impedito di procedere immediatamente al riempimento della buca. E quello che è attualmente lo stato dell'arte è che l'analisi del problema è stata completata e quindi l'ufficio tecnico sta provvedendo alla progettazione dell'intervento. Quindi al momento, finché il progetto di intervento non sarà completato e consegnato, non è dato sapere né quando inizieranno i lavori né quando si completeranno. Comunque confidiamo che la cosa avvenga in tempi ragionevoli, perché comunque il problema è stato finalmente completamente inquadrato nella sua complessità. Sì, consigliere Petrotti. No. Grazie intanto per la non risposta, perché io immagino che al netto di quel famoso protocollo in voragini che questo municipio ha giustamente redatto, con tanto di cronoprogramma, con tanto di indagini con diversi esperti, io immagino che però quando si viene anche in aula a dare delle risposte non si lascia la cittadinanza senza una risposta. E soprattutto a questo punto cerchiamo anche di chiarire che le magari informazioni che vengono date quando si dà una riapertura a breve, e parliamo di 30 aprile e oggi qui siamo a data da destinarsi e non so dirvi quando, diciamo, siamo su un altro pianeta. Vale lo stesso discorso che ci eravamo detti con la presenza del Presidente e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, per cui da soli questo municipio non riuscirà a rimettere a posto quel tratto stradale e soprattutto lo farà con i propri tempi e con le proprie risorse economiche a danno della cittadinanza, che non so se capita a voi, nonostante la mobilità alternativa, di percorrere quel tratto di strada la mattina e, diciamo, notare di stare fermi circa 2 ore. Io non so se questo per voi è un fatto che vi fa allarmare o che cos'altro deve succedere per dare, diciamo, le informazioni più puntuali e precise, e insomma mi auguravo che questa fosse la vostra risposta puntuale e precisa a questa interrogazione, che ovviamente interessa non tanto e non solo il Partito Democratico che l'ha scritta e depositata, ma tutta quella utenza che attraversa il nostro municipio, che vive nel nostro municipio, che percorre il nostro municipio per arrivare, diciamo, o nel posto di lavoro o dove altro deve andare. Quindi sono, come gruppo del Partito Democratico, siamo totalmente insoddisfatti e vi chiederemo nuovamente a breve delle notizie più precise con delle date certe. Grazie. Andiamo avanti.
Il cittadino non può parlare. Possiamo degli aggiornamenti molto precisi. Mi scusi. Le chiedo solamente una cosa, può venire un attimo a spiegarmi mentre va avanti intanto il consiglio, perché vorrei capire di che si... Ah, non può entrare, allora vengo io, perché non può entrare, scusi. Devo sospendere un attimo, scusate, sospendo, lo ascolto, voglio solo sapere. Riapre il consiglio, andiamo avanti con la mozione a firma dei consiglieri Vitrotto, Biondo e Stelitano, avente ad oggetto salvaguardia e tutela del cinema maestoso e dei suoi lavoratori. Allora, lascio subito la parola al consigliere che deve illustrare, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Il gruppo del Partito Democratico ha deciso di porre all'attenzione di questo consiglio il tema della salvaguardia e della tutela del cinema maestoso e dei suoi lavoratori, perché apprendendo della ormai imminente chiusura, perché è data al 3 di giugno, abbiamo appreso che la società Circuito Cinema ha comunicato alle segreterie regionali dei sindacati la cessazione dell'attività e la riconsegna dei locali alla proprietà. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un complesso che nasce, scriviamo nel 1957, quindi alla fine degli anni 50, il progetto è dell'ingegner Morandi e nasce come un'esperienza architettonica e urbanistica che per l'epoca fu definita all'avanguardia, perché era già concepita come un centro polifunzionale, quindi che al suo interno prevedesse tanti spazi, che fosse però a contatto diretto con il territorio, anche creando, diciamo, quello largo di fronte così naturale che ne permetteva l'ingresso e l'entrata per la fruizione delle proiezioni cinematografiche. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a queste, tra virgolette, possibilità e tra virgolette queste minacce. Purtroppo invece a Roma la situazione conosciamo, che anche qui sulla chiusura delle sale cinematografiche non è nuova, e anche qui ci stiamo purtroppo abituando a quella perdita continua di offerta e presenza di spazi culturali della città che progressivamente e forse anche troppo nel silenzio stanno purtroppo chiudendo, e ne abbiamo qui elencati alcune come il Metropolitan, il Fiamma, l'Étoile. Per dirla ancora più brutale, quella della perdita dell'eventuale del cinema maestoso potrebbe essere per l'intero quadrante dell'Arberone, ma per tutto il nostro municipio, ovviamente una perdita di livello culturale elevata, perché su tutta l'estensione del nostro territorio, pari a 18 chilometri, avremmo di fatto solo due grandi sale cinematografiche ed un piccolo spazio che è quello del cinema Don Bosco, che già così com'è definiamo insufficiente. Pertanto, alla notizia che abbiamo avuto, abbiamo cercato di fare da filtro rispetto a tutta l'allarme e anche la preoccupazione che si è creato in quella fetta di municipio. Sono partite anche spontaneamente e all'interno del cinema maestoso stesso, da parte dei lavoratori, delle mobilitazioni e delle raccolte firma, che arrivano quasi a 5.000 in pochissimi giorni, e dall'altra parte però ci siamo anche preoccupati di calare all'interno del nostro ragionamento un assetto normativo che nel corso degli anni, per quello che riguarda la salvaguardia del cinema e dell'audiovisivo in generale, ha visto, diciamo, delle trasformazioni sostanziali ed importanti. Citiamo qui la direttiva emanata dal MIBACT al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio costituito dalle sale cinematografiche di interesse storico, parliamo della fine di agosto del 2014, parliamo
della legge del 2016 proprio di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, e infine citiamo anche la legge regionale in cui prevede proprio all'interno del dispositivo per la disposizione per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio in applicazione all'articolo 28 della stessa legge del 14 novembre del 2016, la numero 220, proprio l'introduzione di incentivi per agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche. Senza entrare proprio nel merito così specifico, però è chiaro a tutti che per noi, per la cittadinanza, per chi vive qui, per chi usufruisce e fruisce di quella struttura e di quel complesso, ci troviamo di fronte ad una perdita che noi non ci possiamo assolutamente permettere. Dirò di più, ho visto che questa probabilmente mozione da una parte, ma immagino di più la mobilitazione spontanea della cittadinanza, ha allarmato anche le sedi politiche dell'Assemblea capitolina, perché lunedì scorso si è appunto riunita un'assemblea in cui in realtà non sono emerse grandi novità, ma magari poi chi era presente saprà dire più nel dettaglio. E invece notiamo che questa mattina ci rassicurano tutti, e la ringrazio veramente la consigliera Guadagno, perché appunto con un post di Facebook tranquillizza tutti i cittadini romani e in particolare noi del settimo municipio, perché non ci è dato conoscere e sapere, perché appunto gli atti non ci sono, ma dice che il cinema Maestoso chiuderà regolarmente la stagione il 3 giugno per essere poi sottoposto a una globale opera di ristrutturazione e di ammodernamento. Io non capisco che cosa vuol dire chiudere regolarmente una stagione il 3 giugno, perché insomma che una stagione si chiude il 3 giugno non è regolare, ma è un fatto nuovo, e soprattutto insomma è importante, oltre a tranquillizzare verbalmente, è importante mettere sul piatto ovviamente i pezzi di carta che tranquillizzano non solo la cittadinanza, ma tranquillizzano i sindacati che in questo momento stanno anche affrontando le vertenze dei lavoratori. Tra l'altro, notizia che ci arriva ora è che, anzi che è stata data già in quella occasione, in quella commissione di lunedì, ci sarebbe dovuto essere un incontro con l'assessore che, diciamo, a fronte di questa comunicazione, immagino oggi potesse regalare la vera tranquillità alla cittadinanza del settimo municipio e ai lavoratori del cinema Maestoso, appunto presentando loro finalmente il lavoro di ristrutturazione, chi lo farà, come lo farà, che cosa succederà, di chi sarà la riassegnazione, con i dovuti pezzi di carta, ovviamente a sostenere con forza le parole scritte oggi su un post di Facebook. E invece oggi purtroppo questo incontro, da quello che ho capito, alle 16 non si terrà. Pertanto la richiesta che ci sentiamo di fare oggi, che diciamo, è anche un'occasione che ha questo municipio di dare anche una sterzata e anche una chiedere con forza quanto noi ci sentiamo coinvolti in questa possibilità e in questa possibile chiusura, e in realtà quanto siamo disposti anche a fare per scongiurarla questa chiusura, anche andando a chiedere dove, seppur arrivano delle tranquillità, delle rassicurazioni, andarle a chiedere realmente vedendo i pezzi di carta. E quindi per fare questo consiglio oggi si potrà esprimere chiedendo effettivamente di mettere in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare la chiusura del cinema Maestoso, salvaguardare uno spazio culturale del nostro municipio, nonché patrimonio dell'interesse storico e artistico presente sul nostro territorio municipale, e scongiurando così anche il licenziamento di quei lavoratori che nel corso degli anni hanno garantito quella
l'apertura di quello spazio, hanno garantito la programmazione, hanno garantito la vitalità di uno spazio culturale che questa città non si può permettere di perdere come se niente fosse e di liquidare con un post di Facebook. Penso che questo atto, insieme ad altri atti che ci saranno e saranno magari discussi anche in Assemblea Capitolina, non possano che dare sostegno a questa amministrazione rispetto anche ad un'interlocuzione con un ente privato, ma deve essere chiara una cosa: nel settimo municipio questo spazio culturale non può non esserci, e per dire che questo spazio culturale non può non esserci, insieme possiamo sottoporre un atto, lo dite sempre che insomma la forza di un'amministrazione è quella di produrre, fare atti e cercare di inchiodare poi le autorità competenti alle loro responsabilità, e soprattutto per non sentirci sempre l'ultima ruota del carro, l'ultimi che devono subire le scelte di altri. Allora rimettiamo il protagonismo del settimo municipio al centro della discussione e facciamo partire da qui un messaggio chiaro: quel cinema non può chiudere, quei lavoratori non possono andare a casa, e tutti insieme ci impegniamo affinché questa battaglia la portiamo a casa così come crediamo. Grazie. Ci sono interventi? Sì, si consigliere. Grazie, Giannone. Presidente. Allora, noi come gruppo Movimento 5 Stelle condividiamo le preoccupazioni anche dell'opposizione, di tutta la cittadinanza, perché riconosciamo nel Cinema Maestoso un importante punto di aggregazione culturale di un quadrante che ha perso, ahimè, tanti spazi cinematografici. E quindi condividiamo la preoccupazione, e abbiamo condiviso la preoccupazione anche con qualche lavoratore che... E esprimiamo, diciamo, la nostra preoccupazione nei confronti, diciamo, dei lavoratori che chiaramente vivono questo momento di disagio. Tuttavia, oggi ho sentito la consigliera Guadagno, dopo aver visto il post, la consigliera che mi ha preceduto ha spiegato quello che è successo in questa settimana, già appena insomma si è verificato sostanzialmente, è venuta fuori la notizia, la Commissione Capitolina Cultura si è attivata per appunto mettere in campo tutte quelle azioni necessarie nella sua facoltà naturalmente per poter scongiurare in qualche modo questa chiusura. Voglio ricordare, ma semmai ve ne fosse necessità, che il cinema è una struttura chiaramente privata e quindi gode di una sorta di autonomia decisionale. Questo ovviamente non significa che le istituzioni debbano disinteressarsene, tant'è che ripeto, condividiamo lo spirito della mozione, e tant'è che la Commissione Capitolina appunto si è immediatamente mossa per mettere al tavolo le forze, gli attori, per capire un po' quale fosse la problematica, che tipo di criticità ci fossero, e individuare una strategia di azione. E questa strategia di azione, mi diceva la consigliera, è stata portata avanti in questi giorni e si è appunto concretizzata oggi con questo con un incontro che c'è stato tra insomma, la commissione, la proprietà e la sovrintendenza, mi ha detto, per cui ha avuto sono state date in quella sede, quindi in una riunione, diciamo, ufficiale, quindi il post di Facebook è solamente lo strumento comunicativo. È evidente che le decisioni e quantomeno le assicurazioni sono state ottenute in un tavolo. Pertanto l'assicurazione appunto è quella che leggeva, in sostanza sintetizzava la consigliera, per cui si tratta di una ristrutturazione per un ampliamento del servizio, ci è stato assicurato, è stato assicurato alla consigliera, quindi al tavolo, presente, ripeto, anche la sovrintendenza, rispetto anche di un vincolo presente sull'immobile, che è stato ricordato essere un immobile comunque di pregio di una
nel quale appunto viene svolta l'attività cinematografica. Pertanto, come rileggendo appunto l'impegno di questa mozione che oggi il Partito Democratico presenta, ci sembra che con queste informazioni, con queste assicurazioni della Commissione Capitolina, che è un organo comunque, un ente comunque in qualche modo che ha maggiore competenza rispetto a un organo municipale quale il nostro, l'impegno presente in questa mozione siano superate. Per quanto io come gruppo del Movimento 5 Stelle chiederei ai firmatari di ritirare la mozione, perché in qualche modo cessa quella che è l'esigenza di impegnare la Presidente e l'Assessore a mettere in campo tutte le azioni necessarie, in quanto esse sono già state poste in azione, fermo restando che l'attenzione da parte nostra rimane e quindi, ove fosse necessario un ulteriore controllo, verifica di quello che accadrà nel futuro, quindi a seguito del completamento, della ristrutturazione di quelle che sono state le promesse della proprietà, di risollecitare sia la Commissione Capitolina sia eventualmente rivenire qui in aula con eventualmente un atto di indirizzo verso la Presidente per seguire comunque l'iter. Grazie. Altri interventi? Sì, consigliere Biondo. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Ci lascia un po' perplessi non solo questa proposta, ma anche l'intervento dimesso del capogruppo del Movimento 5 Stelle rispetto a un tema così importante. Intanto perché non ci risulta che oggi ci sia stata una commissione cultura del Campidoglio, probabilmente la Presidente Guadagno ha incontrato personalmente, in veste di Presidente della Commissione, la sovrintendenza, questo ci fa piacere, ma la commissione cultura non si è riunita, non c'è stata una convocazione pubblica e soprattutto nella commissione di lunedì io ho partecipato, a differenza sua capogruppo, e nella commissione c'era anche il consigliere Tosatti, e nella commissione di lunedì non ci hanno dato le rassicurazioni che oggi sembrano esserci, e poi su questo tornerò, perché nella commissione capitolina di lunedì ci siamo ritrovati di fronte a tutte le difficoltà che come cittadini di questo municipio e come anche amministratori avevamo già in qualche modo ravvisato, ovvero che c'erano delle difficoltà sostanziali nel capire chi fosse l'interlocutore relativamente alla proprietà dell'immobile, tant'è che in quell'occasione la Presidente Guadagno ha ammesso la difficoltà del Comune di Roma di capire con chi si dovesse parlare. La proprietà non ha partecipato alla Commissione Capitolina di lunedì, né tantomeno in quella commissione ci è stato chiarito con chi si dovesse interloquire, ma abbiamo chiesto tutti quanti insieme, maggioranza e opposizione, alla Presidente della Commissione di sciogliere questo nodo, che però penso il consigliere Tosatti possa confermare a lunedì non era assolutamente sciolto. Senza voler entrare nella polemica che io trovo inaccettabile che il Comune di Roma abbia esattamente le stesse informazioni di un qualsiasi cittadino di questa città, però ci siamo ritrovati intorno a un tavolo a dover discutere insieme e risolvere insieme questa questione, quindi la Commissione Capitolina di questo non ha discusso, anzi in quella commissione non solo non si sapeva chi fosse l'interlocutore relativamente alla proprietà, non erano chiari tutti i vincoli che realmente esistono su questo, perché anche su questo c'è molta confusione, c'è chi dice che c'è solo un vincolo urbanistico, un vincolo della sovrintendenza, un vincolo messo dal Ministero dei Beni Culturali quando era Ministro della Cultura Rutelli, però sono 15 giorni che è scoppiata questa cosa e continuiamo a discutere sulle parole, parlando di aria fritta, invece noi vorremmo vedere le carte. Anzi, in quella commissione la Presidente Guadagno, oltretutto qui oggi sono presenti alcune persone che c'erano in quella commissione e che quindi potranno confermare che non sto dicendo una bugia,
In quella commissione la Presidente Guadagno ha ammesso che era una prima commissione interlocutoria per incontrarci e conoscerci, cito virgolettato, e anzi addirittura un'altra consigliera del Movimento 5 Stelle ha detto che dovevamo tutti insieme sperare, e per fortuna non ha aggiunto pregare, che il cinema maestoso rimanesse un cinema e che non ci volessero fare qualche speculazione. Ora, io ho avuto modo sempre in quella occasione di dire alla consigliera che noi non siamo pagati, noi amministratori del municipio, né tantomeno i consiglieri comunali di Roma Capitale, non siamo pagati per sperare. Siamo pagati per risolvere e affrontare le questioni. Dopodiché, al termine di quella commissione, ci eravamo lasciati con l'impegno appunto di approfondire tutto ciò che andava approfondito, e su questo andava approfondita una cosa in più che io credo che sia all'ordine del giorno rispetto alle dichiarazioni di oggi. Ovvero, noi abbiamo chiesto alla Presidente della Commissione Cultura di fare una verifica presso gli uffici tecnici del Comune di Roma per verificare che, mentre noi parliamo le speculazioni, i centri commerciali, il cinema, le case eccetera eccetera, non ci fosse invece già un progetto di ristrutturazione presentato al Comune di Roma e di cui nessuno di noi era a conoscenza. Questo anche perché nella commissione di lunedì è stato aggiunto da parte di Circuito Cinema un elemento importante sul quale c'era un po' di confusione, ovvero la data del 3 giugno, che poi sarà effettivamente il 6 giugno, perché dal 3 al 6 giugno dovranno portare via tutte le cose, non è stata decisa, da quanto hanno dichiarato, da Circuito Cinema, ma è stata imposta dalla proprietà. E quindi, alla luce di questa dichiarazione da parte del gestore, abbiamo chiesto tutti insieme alla Presidente di verificare che non ci fosse un progetto di riqualificazione già presentato, perché, come bene vi rendete conto, questo fatto avrebbe in qualche modo spiegato questa fretta nel chiudere il cinema e cacciare Circuito Cinema. Una cosa, diciamo, che in qualche modo forse nel momento in cui si convoca una commissione avrebbero già dovuto fare, ma che, ripeto, nello spirito di voler risolvere il problema e non semplicemente fare polemica, ci siamo lasciati con un nuovo appuntamento da organizzare anche rispetto a questi approfondimenti. Oggi tramite Facebook, diciamo, apprendiamo, ma non solo noi, che sarebbe un problema fino a un certo punto, ma lo apprendono anche i sindacati, i lavoratori, gli operatori, i cittadini di questa città. Tramite un post Facebook, la consigliera Guadagno canta vittoria, prendendosi una grandissima responsabilità, ed è il motivo per cui, nonostante quelle parole, noi non siamo per nulla rasserenati, ed è il motivo per cui non ritireremo questa mozione, ma la vogliamo discutere con voi, e speriamo che anche il Movimento 5 Stelle la voti, perché appunto, come avete ben detto, è un tema sul quale dobbiamo restare uniti. Diciamo, raccontato queste cose su Facebook senza sentire l'esigenza, come aveva dichiarato lunedì, di riconvocare la commissione, o perlomeno di riconvocare i sindacati, perché in questo post, in cui si canta vittoria rispetto al fatto che il maestoso non chiuderà ma anzi verrà riqualificato e ampliato, si dimentica un elemento importante, che è anche l'elemento per cui non ritireremo questa mozione, ovvero che ci sono 8 famiglie, 8 lavoratori che in questo momento non hanno il dubbio di perdere il lavoro, ma hanno già ricevuto una lettera di licenziamento collettivo, e di questa cosa forse ne dovremmo parlare, perché tutta questa serenità rispetto a questo fatto io non mi sento, da amministratrice di questa città, di potermela permettere. Le dichiarazioni su Facebook della Presidente di una commissione, per quanto illustre rappresentante di questa città, non è sufficiente, e quindi noi oggi non solo rafforziamo questa mozione, ma chiediamo innanzitutto di vedere le carte, perché mi sorge il dubbio che appunto la Presidente sia riuscita nell'approfondimento di capire chi fosse l'interlocutore della proprietà. La proprietà le abbia raccontato questa intenzione,
che per carità è sicuramente una buona notizia rispetto a ieri, ma che rispetto ad un racconto, ad una promessa, ad un'intenzione, lei si sia assunta la responsabilità di raccontare alla città una cosa che ad oggi non è la verità, non è la realtà. Allora, se invece non è così, e noi saremo contenti di accertarlo, chiediamo tramite il presidente della Commissione Cultura di questo municipio, chiediamo alla presidente di questo municipio qualcosa in più, ovvero di riconvocare la Commissione Cultura Capitolina con la proprietà presente, facendoci vedere le carte di questo progetto, perché vogliamo essere sicuri che esiste. Vogliamo che la proprietà, proprio per quello che diceva il capogruppo, ovvero che stiamo parlando di una proprietà privata, confermi quanto oggi ha dichiarato la presidente Guadagno, e sinceramente non ci sentiamo in alcun modo come di prendere questa cosa sotto gamba e di cantare vittoria, perché ad oggi, nonostante forse il cinema verrà riqualificato, non c'è alcuna garanzia per i lavoratori del cinema maestoso. E questo non può essere un tema da rimandare come pensa di fare la presidente Guadagno. Questo perché innanzitutto, se iniziano i lavori, che probabilmente dureranno molto, come voi sapete, se scavalliamo l'anno, i lavoratori del cinema maestoso non avranno nessuna garanzia di essere reintegrati, e questo è un problema di cui dobbiamo farci carico tutti. E secondo poi, se abbiamo questa serenità che lì rimarrà un cinema, che sarà un posto bellissimo, che riqualificherà tutto il nostro quartiere, io credo che tutti insieme al Comune di Roma, dovremmo chiedere il blocco dei licenziamenti. Non dovremmo semplicemente dire che va tutto bene e che nel momento in cui verrà riconsegnata la gestione ce ne occuperemo. Perché io veramente resto basita dal fatto che tempo scaduto. E concludo, in un post di Facebook il Movimento 5 Stelle possa essere contento. Noi vogliamo sapere per quanto resterà chiuso il Maestoso, per quanto dovremo rinunciare ad un luogo di cultura e aggregazione di questo quartiere, quali sono le garanzie per i lavoratori del cinema maestoso, perché se la presidente Guadagno pensa che stasera, andando a letto tranquilla lei, vanno a letto tranquilli tutti, soprattutto quelle 8 famiglie, io penso che non sta svolgendo in alcun modo il suo impegno, perché nel post di Facebook, e chiudo veramente, la presidente Guadagno dice che la commissione si impegna all'atto della successiva assegnazione della gestione a promuovere il reintegro dei lavoratori. Allora, prima cosa, all'atto della successiva assegnazione, cioè quando, cioè come, quanto tempo deve passare a promuovere il reintegro dei lavoratori, cioè torniamo tempo scaduto, consigliera Biondo, torniamo alla commissione di lunedì, in cui tutti insieme dobbiamo sperare che forse un giorno qualcuno se ne occuperà. Ecco, io penso che se voi oggi sperate che andiamo tutti in pace e ci rivediamo a fine lavori del Maestoso, sempre presupponendo che questo sia vero, avete sbagliato, e continueremo questa battaglia. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Ringrazio i consiglieri che hanno presentato questa mozione, e rimango alquanto sconcertato dal fatto che il capogruppo ritenga di modificare, diciamo, il risolve della, addirittura di cambiarlo o ritiro della mozione. No, non abbiamo ottenuto ancora quello che tutti insieme vorremmo fare, perché io ricordo nel 2012 si paventò la stessa storia, e ci fu un tavolo permanente dove la presidente Fantino riuscì a sventare questo aspetto, e quindi anche al tempo salvò dalla chiusura e anche dal mandar via alcune famiglie. Io ho letto quello che la Commissione, alcuni esponenti della Commissione Capitolina hanno raccontato. Fare una rete dei cinema di Roma, che è vero, c'è una situazione culturale, noi siamo preoccupati. Io ho apprezzato la risoluzione che avete fatto sull'Airone, però è rimasta carta. L'Airone, però vorrevo anche ricordare il cinema Paris, cioè è una situazione culturale che bisogna prenderne
a capo tutto, perché la cultura bisogna difenderla con le unghie sia nel nostro territorio sia in tutta Roma, e le sale che hanno chiuso sono evidentemente molte e dovremmo pensarci bene. Però sul fatto della multisala dell'Alberone, che è proprio, come dire, il cuore del nostro municipio, dove già per il fatto che l'abbia fatta Morandi, insomma, è un edificio di gran pregio, io mi aspetterei dalla presidente del nostro municipio che possa aprire col sindacato un tavolo permanente per dire sì, si è firmato, stiamo tutti tranquilli. Allora sì, caro capogruppo, noi i consiglieri sarebbero disposti a, come dire, a sciogliere questa riserva, perché si è risolto il problema, ma allo stato dell'arte io penso che nulla si è risolto, c'è sempre come al solito una percezione del fare, ma poi di fatto non c'è niente di risolto. Proprio per questo inviterei i consiglieri di dare forza a un impegno che attraverso un atto, che poi del resto va al di sopra di qualsiasi colore politico, di rendere evidente, scusate, di rendere evidente un impegno di voto rispetto alla soluzione del problema. E soluzione del problema vuole che anzitutto non è che si possono reintegrare i lavoratori dopo, quando si ridarà l'incarico a una nuova gestione, assolutamente, cioè quello deve essere un vincolo che parte prima del resto, perché non si può fare. Io chiudo nel pensare che si possa fare in seguito un atto che riguarda un po' tutti i cine che hanno chiuso nel nostro territorio, quindi aderire a questa rete di impegno che l'assessore, il nuovo assessore, nuovo, nuovissimo assessore, sta pensando su tutta Roma. Voglio dire, poi la Presidente che scrive su Facebook una comunicazione così importante, io ho seguito tutto quello che succedeva magari da lontano anche sui social, però ecco, ripeto, quel tavolo che in modo rapido, incisivo e concreto ha formulato nel 2012 per chiudere il problema mettendo una pietra sopra, no, non si può fare, lo dovrà fare la Lozzi. Mi scuso se la chiamo Lozzi perché l'impegno lo conosco da quello che ha fatto per altri tavoli. Ritengo che dovrà fare un tavolo permanente dove invita il sindacato, invita i gruppi per dire sì, il problema è risolto, altrimenti non si va da nessuna parte, perché ci devono rassicurare che l'impegno è stato preso e venga smentita definitivamente questa acerba possibilità. Grazie a tutti i consiglieri. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Ascoltando attentamente gli interventi dei colleghi e di chi ha presentato questa mozione, ovviamente mi sorgono delle domande e dei dubbi, perché al di là di una mozione ovviamente che è un atteggiamento politico che comunque possa essere d'aiuto a un percorso, ad un'iniziativa, ad un incontro, ad un'organizzazione, ad un confronto, e quindi secondo me è sempre qualcosa di positivo. Però poi, avendo sentito le due parti, io come appartenente insomma a Fratelli d'Italia, che comunque cerco sempre di capire quale possa essere la posizione più giusta anche non conoscendo sempre l'argomento, e avendo sentito l'esposizione di chi insomma ha fatto questa mozione, ho percepito una tragedia in tal senso. Poi dall'altra parte però ho visto una tranquillità forse eccessiva. Allora dico, dove sta la verità? Forse sta nel mezzo? Perché dico forse sta nel mezzo? Perché bisogna comunque rendersi conto innanzitutto di alcune cose fondamentali. I consiglieri della mozione hanno detto che comunque sono in atto i licenziamenti, quindi questa è una cosa preoccupante. E poi questa futura assegnazione, che io non ho capito bene, perché ovviamente non è che posso interrompere la collega, non stiamo in un dibattito di commissione, per cui non ho capito questa futura assegnazione perché
esiste e perché poi dovrebbe prendere corpo una futura assegnazione se l'intervento da parte della proprietà è solo ed esclusivamente per la ristrutturazione. Quindi se è solo per la ristrutturazione, tutto dovrebbe rimanere come è. Probabilmente forse non è questo. Allora io penso che, cara Presidente, non è che possiamo prenderci, no, io non me la prenderei questa responsabilità di fare il mago, di capire quello che succederà. Io penso che bisogna stare sul pezzo, io penso che comunque bisogna essere, come si dice, molto attenti a verificare quello che è lo stato dell'arte e quindi cercare di capire com'è la situazione, se effettivamente è una ristrutturazione, se effettivamente tutto quello che ne deriva è solo una impostazione, diciamo, estetica, ok, quindi di aggiornamento, e tutto rimane, la sua funzione rimane quella che è, oppure se c'è qualcos'altro bisogna capirlo, saperlo. Certo, il municipio è parte finale. Io non so adesso la commissione, la Presidente Guadagno, che insomma che ha fatto questa prima commissione, che cosa ha in mente, che cosa farà, ma c'è un assessore insomma che non mi sembra l'ultimo arrivato, che è stato preso, che è Bergamo, assessore alla cultura, non mi sembra uno che è uscito ieri dalla parte politica, penso che potrebbe comunque intervenire, scendere in campo e dire: calmi ragazzi, io ho un'esperienza perché ho fatto già l'assessore in un'altra consigliatura, verifichiamo subito che cosa significa questa azione. Cercando di capire, però lasciare così, secondo me, cari colleghi del 5 Stelle, lasciare così qualcosa che non è intentato, cioè qualcosa così, diciamo, di non seguire questo proclamo, questa attenzione, questo grido d'allarme, secondo me facciamo uno sbaglio non indifferente. Io non lo vorrei fare, quindi io sono, tra virgolette, propenso ad appoggiare questa mozione, perché comunque sia non è una cosa, diciamo, un diktat, come si dice, ingessato, cioè stiamo dicendo se è vero che possiamo capire, dobbiamo capire e dobbiamo attivarci. Non dipenderà da noi? È un'attività privata? Certo, non è una struttura di proprietà dell'amministrazione, quindi abbiamo meno forza, d'accordo, però come tante cose che sono successe, io penso che noi dobbiamo essere al fianco di chi ci espone il problema, più o meno grande, più o meno piccolo, però serve. Quindi io porterei avanti questo. Se poi, come ha detto il capogruppo del 5 Stelle, che comunque ha notizie o avrà notizie in queste prossime ore, che la cosa si sta attenzionando e andando avanti e verificando, questo va bene, però non possiamo evitarci, secondo me, di dare una positività a questa azione politica che la nostra Presidente potrà fare tranquillamente confrontandosi e collegandosi con l'Assemblea Capitolina, con l'assessore competente. Come ho detto, Bergamo è una persona che comunque ha la sua esperienza e sa come si muovono certe situazioni. Sarei curioso di capire come nella scorse consigliature la Fantino sia riuscita a bloccare questo tipo di passaggio. Sarebbe anche interessante fare una commissione, caro capogruppo e presidente della commissione scultura, fare una commissione a breve, alla prossima settimana, con un po' di elementi per avere anche questo tipo di azione. Può darsi che il municipio può comunque mettere, lo dico in forma simpatica, una zeppa per fermare un pochettino, no, la ruota che gira, può darsi, e avremmo fatto il nostro ruolo, saremmo stati vicino a chi ha il problema, saremmo stati vicino appunto a un meccanismo della cultura, no? Più cultura meno paura, come diceva un altro dei più grandi presidenti che abbiamo avuto in questo municipio, però perlomeno abbiamo fatto il nostro. Condivido, e chiudo Presidente, condivido il fatto che non sappiamo chi, dove, quando e perché, che cosa ha intenzione, come quando si parlava degli studios di Cinecittà, no? Che avrebbero tolto degli spazi, 400-500 mila metri cubi edificabili, poi alla fine insomma qualcosa è partito da questo municipio. Molte attività sono state fatte anche in amministrazione comunale, si è arrivati a togliere, a riprendere il marchio, cioè comunque l'inizio, la scintilla è importante farla partire dal territorio.
E quindi secondo me noi dobbiamo essere attenti. Questa mozione secondo me chiede anche questo. Quindi io penso che sia intelligente portarla, perché comunque poi verificheremo il lavoro successivo da fare. Grazie. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, premesso, vabbè, condivido in pieno almeno due o tre punti che il consigliere che mi ha preceduto, uno dei quali era proprio sul fatto che Bergamo giustamente non è l'ultimo arrivato e specialmente che è giustissimo parlarne, ma io credo che lui prima l'abbia già detto che comunque eventualmente si può creare una commissione per capire determinate cose. Però la cosa che mi lascia perplesso è che oltre, diciamo, l'intervento che comunque, voglio dire, è, penso che era d'obbligo qualora non erano state fatte delle azioni. E tant'è vero che noi, quando ne abbiamo parlato, abbiamo detto sì, beh, un atto che comunque, voglio dire, possiamo tranquillamente appoggiare, perché effettivamente, come dice giustamente anche lei, era possibile perché andava verso una direzione. Poi c'erano delle problematiche legate comunque alla, diciamo, al fatto che era privato e quant'altro. Però comunque uno provava a dialogare, no? Però poi dopo esce questo comunicato e noi giustamente ci informiamo, andiamo a chiedere e un incontro c'è stato. Il lunedì c'è stata la commissione di cui si parlava e poi c'è stato un incontro che è andato a chiarire queste situazioni. Allora la domanda che mi pongo è vero, c'era una problematica, ma che allo stesso tempo però è stata, tra virgolette, risolta, quindi comunque gli hanno dato delle chiarite. Presidente, per favore, io non disturbo mai, se permette. Allora, fate parlare, dai. Allora, la cosa che mi lascia un po' perplesso è che, siccome non è la prima volta dove c'è stato un iter che è andato avanti tutta delle procedure e nonostante questo sono portate sempre emozioni e quant'altro, ne siamo pieni di queste cose se andiamo a vedere i consigli passati. Allora la domanda è questa: perché se c'è stata una rassicurazione, che poi peraltro, voglio dire, noi abbiamo detto che sicuramente, nonostante tutto ci sarà questo, faremo un monitoraggio, quello sicuramente, no? Perché sarà fondamentale anche andare sotto questo profilo, quindi andare a monitorare se effettivamente poi quello che è stato dichiarato, comunque quello che ci hanno anche detto a noi, va su quel verso, questo certamente, ok? La possibilità, no, di però avere comunque una commissione che possa andare in questo senso, penso che lo stesso Presidente prima l'abbia detto, che non c'era nessun problema a convocare, e mi darà conferma poi ovviamente il consigliere, nonché capogruppo, e quindi la domanda che mi pongo è questa: perché spingiamo sempre su cose che effettivamente sono andate già verso verso una direzione? Forse perché vogliamo portare sempre quel piccolo contributo politico? Perché questo è quello che mi fa pensare. Perché se io fino a poco fa volevo ovviamente, giustamente, andare verso questa direzione, quando abbiamo scoperto e abbiamo parlato con la Guadagno, giustamente dico, vabbè, ormai se è andata già, è inutile che vado io su una cosa che già hanno, su un colloquio che già è avvenuto tra di loro. Casomai posso fare un'altra cosa, monitorarlo, quello sì, magari facendo la commissione, quello sì. Però c'è sempre questa cosa che io purtroppo non riesco a capire. Sarà forse la troppa voglia di apparire. Grazie. Interventi. Consigliere Sosatti. Presidente, grazie consiglieri. Allora io
vorrei specificare delle cose con chiarezza. Effettivamente di questa notizia, questa bomba, diciamo, si è avuta notizia 13 giorni fa, 14 giorni fa, i lavoratori 14 giorni fa hanno saputo che non la proprietà, ma appunto la Circuito Cinema doveva riconsegnare le chiavi entro il 3-6 giugno, e immediatamente si sono rivolti alla Presidente, immediatamente si sono recati qui in municipio per chiedere un appuntamento con la Presidente e chiedere che cosa poteva fare. Adesso qui io apprezzo moltissimo che si sia fatta una mozione depositata l'11, quindi 6 giorni fa, apprezzo moltissimo che la consigliera Biondo abbia immediatamente chiesto gli OSP, le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme, sono andato anch'io a firmare per i lavoratori, però dobbiamo renderci conto e per onestà la nostra giunta e la presidente fin dal primo momento mi hanno detto le competenze del municipio sono... cioè bisogna cercare di essere meno demagogici e meno populisti, perché non c'è più, signori, sì, bisogna cercare di essere meno populisti, perché oggi abbiamo un bel pubblico, per cui bisogna fare bella figura. Fate parlare anche la dottoressa Fantino voleva fare bella figura e quindi diceva io ho fatto, non è che lei aveva fatto, lei creava quei collegamenti per cui riusciva a far ottenere delle cose dagli enti preposti, compresa anche uno studio del Ministero della Cultura sulle sale storiche romane, che per porre un vincolo culturale, che però, vedete, anche questa fu un'iniziativa evidentemente populista, perché nel momento in cui si è interrotta quella legislatura, non c'è stato più quel ministro, quell'elenco di cinema non è arrivato in commissione parlamentare e non si è trasformato in un vincolo vero e proprio. Quindi di questo vincolo culturale su questa importante architettura del Morandi, che come voi saprete è un ingegnere e architetto romano che addirittura ha fatto porre dei brevetti sul primo calcestruzzo compresso, quindi a livello veramente internazionale. Morandi. Precompresso, grazie. Grazie. Per cui questa struttura gode anche di tutta la genialità di questo architetto ingegnere. Da questo punto di vista altri enti avrebbero dovuto vincolarlo e tutelarlo. Ora ci innestiamo su una problematica che è preminentemente privata, però su una struttura, perché la proprietà è privata. La Presidente si è immediatamente mossa per creare quelle reti verso il Comune, verso l'assessore e vice sindaco alla cultura, affinché oltretutto si muovessero presso la Regione, presso il Ministero, e questo era il suo compito, iniziato esattamente già da 2 settimane. Lunedì i lavoratori sono stati ricevuti con le rappresentanze sindacali, prima della commissione capitolina, poi c'è stata la commissione capitolina dove abbiamo partecipato io, la dottoressa Biondo per il municipio, anche delegato dall'assessore De Santis e dal presidente alla commissione cultura Giannone. Io stesso ho fatto un intervento chiedendo delle spiegazioni alla Circuito Cinema sulla mancanza di chiarezza della proprietà, diciamo che la proprietà delle mura dello stabile è l'unica responsabile del futuro di questo cinema. Noi possiamo soltanto tutelare la destinazione urbanistica e che rimanga un cinema, una sala cinematografica, perché il territorio, noi sappiamo bene, avendolo più volte consultato, non ha bisogno di un altro centro commerciale, ha bisogno, c'è richiesta di cultura, di spazi associativi, di svago. Oltretutto in quella commissione di lunedì pomeriggio sono emersi
emersi tutti questi interrogativi, soltanto interrogativi. La Presidente Guadagno ha detto che avrebbe veramente messo in moto anche il suo staff e le risorse dell'assessorato alla cultura per saperne di più. Beh, dobbiamo essere ben felici che a distanza di meno di 3 giorni questo lavoro già fatto ha evidenziato che la proprietà, e quindi non la Circuito Cinema, che titolare del contratto di lavoro purtroppo è la Circuito Cinema, se eravamo noi come Comune di Roma a essere titolari del contratto di lavoro avremmo potuto garantire qualcosa. Abbiamo saputo quindi che verrà oltretutto potenziata questa sala, quindi non soltanto le 4 sale esistenti, ma verrà ampliata, quindi ci sarà bisogno senz'altro di altro personale, forse di più di quello che viene licenziato dalla Circuito Cinema. È ovvio che non è che una società può avere la certezza che riprenderà, avrà di nuovo un affitto o la gestione. Oltretutto la Circuito Cinema non aveva un affitto ma pagava soltanto un'indennità di occupazione, per cui sapevamo benissimo, sapevano anche i lavoratori purtroppo e di questo temevano, che potevano essere cacciati da un mese a un altro, insomma. Avevano un'indennità di occupazione, non un regolare contratto. E questo l'hanno ammesso loro, insomma. È regolare anche un'indennità di occupazione, però espone a un'estrema precarietà. Per cui ben vengano queste notizie che ha avuto la consigliera Guadagno, la presidente Guadagno, che le ha diffuse immediatamente, non soltanto via Facebook, ci ha fatto sapere, ha messo al corrente, ma queste se sono cose di stamattina, delle 10. Cioè alle 10.46 ovviamente dalle notizie. Dobbiamo essere veramente felici, è un risultato che in 13 giorni, sì, stappiamo lo spumante. Adesso però c'è anche qualcosa in più, perché dice la Presidente Guadagno, la Commissione Cultura si impegna all'atto della successiva assegnazione della gestione, ovvio che devono essere fatti i lavori, senz'altro non è interesse della proprietà di un immobiliarista quello di tenere fermo e inutilizzato un bene, per cui si spera, quindi continueremo a promuovere e perorare il reintegro, la piena valorizzazione delle risorse umane e lavorative, anche perché con l'esperienza che hanno, insomma, si spera che anche la nuova società, può essere pure che sia la stessa Circuito Cinema, abbia tutto l'interesse a riprendere le forze di lavoro che sono state impiegate fino ad ora, e oltretutto può essere anche motivo di un incremento dell'occupazione, perché se da 4 si passa a 6 sale e si aumenta l'attività, potrebbe anche essere questa un'ipotesi. Abbiamo la garanzia che stiamo lavorando per il prosieguo della piena occupazione dei lavoratori. Proseguiremo, è ovvio che il vice sindaco oggi abbia ritenuto inutile ricevere i sindacati, perché bisogna andare avanti, no, per dire la stessa scusate, cosa. Scusate. Ce la faccia, ce la deve fare. Gli altri fanno lo stesso con lei, ce la faccia. In pieno cammino che il municipio si è già assunto attraverso l'assessore e la presidente di portare avanti le cose a livello di conoscenza, a livello di rete, a livello di solidarietà. Il municipio non ha estrema competenza, però quello che doveva fare l'ha fatto ben prima di un atto. Per me avete fatto benissimo a depositare questo atto, ma attualmente gli impegni oltretutto sono, scusate, insufficienti, perché non impegniamo nei confronti dei lavoratori, si impegna la Presidente e l'assessore competente a mettere in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare la chiusura del Cinema Maestoso, salvaguardare uno spazio culturale nonché patrimonio dall'interesse storico-artistico presente sul nostro territorio municipale. Io aderisco in pieno a questo, e questo abbiamo, diciamo, compiuto, è in essere già.
Per cui forse dovremmo passare anche attraverso magari un lavoro di commissione condiviso, perché anche questa la potevamo, cioè ecco, dobbiamo mettere lo dibattito, non è un dibattito, fate parlare. Il Movimento 5 Stelle, perché sono incompetenti, per cui ci pensiamo noi che siamo seri, la facciamo con 3 firme e via, insomma, no, secondo me è assolutamente superata. Io vi consiglio, cioè vi prego di ritirarla e di riportare questo lavoro in commissione per vedere, informarci, chiedere i collegamenti anche al comune a che punto siamo, eccetera, per fare degli impegni attuali. Io auguro ai lavoratori e a questa sala e al proseguo di questa storia, cioè i migliori auspici, anche perché essendo abitante del quartiere, per me il maestoso è un po' come l'alberone, un qualcosa che sta lì e ci deve stare, è rassicurante, quando si deve andare al cinema offre veramente a più di 150.000 abitanti una valida alternativa con le multisale e tutto il resto. Tempo scaduto. La chiusura, mi prendo qualche minuto anch'io, vedere la chiusura del maestoso sarebbe come riassistere all'abbattimento dell'alberone, sarebbe veramente una cosa triste, e grazie anche alla nostra rete, il cinema maestoso possiamo quasi essere sicuri che non sarà chiuso, ma anzi potenziato. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Alla fine lo può fare l'intervento, certo. Se non ci sono altri interventi, io ridò la parola alla consigliera Vitrotti. Allora, le do la parola, consigliera, certo. Presidente, le posso chiedere di ascoltare quelle persone che ci avevano chiesto di parlare in merito a questo? Ma era in merito a questo? Io non avevo capito, pensavo che fosse sul mandrione, no. La persona che è venuta qui mi ha detto che era per il mandrione, mi dispiace. No, all'inizio seduta la consigliera Biondo le ha detto che c'erano delle persone che volevano parlare. Ah, ho capito. Ho capito, non è la stessa persona che è venuta qui, no. Adesso ho capito, le posso dare 5 minuti come ho fatto l'altra volta? E vorrebbero parlare. 5 minuti, non di più, perché l'ho fatto l'altra volta. E quindi... Grazie. Sì, si sospende il consiglio, assolutamente, e una cosa che vorrei dire, io penso che lo sappiano già, ci sono le riprese, quindi se lei accetta di essere ripreso, perché sospendiamo il consiglio, ma continuano le riprese. 5 minuti di sospensione, vada, sì, grazie. Tranquillamente. Io sono Roberto Corirossi della segreteria regionale Wilcom e seguo questo settore da parecchi anni. Devo dire che sinceramente non frequento molto spesso le aule dei municipi, però ho dovuto chiedere al mio vicino un paio di volte chi stava parlando in quel momento a quale gruppo appartenesse. Perché ho avuto delle difficoltà a capire poi gli interventi dove volevano arrivare e da quale parte appunto venissero, perché se si parla di populismo e di demagoghi, insomma, bisogna essere un po' attenti e poi a chi è rivolta questa frase, insomma, questa... cioè ho difficoltà veramente, insomma, a ritrovarmi in una situazione dove si discute di un problema che riguarda non soltanto gli 8 lavoratori che rischiano il licenziamento, ma si parla di una struttura importante non soltanto per noi che seguiamo il settore dello spettacolo, ma per tutta la cittadinanza, non solo quella di Roma Est. Parliamo di una struttura storica, non ripeto le cose che già sono state dette. Volevo soltanto dire che quando è sorto questo problema, noi abbiamo avuto la solidarietà, oltre che dei cittadini che hanno a migliaia firmato la nostra petizione, anche delle istituzioni locali e cittadine. Abbiamo avuto un incontro, come è stato ricordato, qui e al municipio con la Presidente, che ha dichiarato tutta la sua disponibilità a seguire questo problema. Abbiamo chiesto l'incontro al Vice Sindaco Bergamo, che in quei giorni dove l'ho chiamato era fuori Italia, si è messo a disposizione, ci ha fissato l'incontro per oggi pomeriggio. Abbiamo avuto l'audizione in commissione e mi sono meravigliato appunto di tutta questa attenzione intorno al nostro problema. Oggi però riscontro che a distanza di qualche giorno questa attenzione sta scemando. Per quale motivo, mi chiedo?
visto che il problema ancora non è stato risolto, gli 8 licenziamenti sono ancora in bilico e sicuramente il futuro del maestoso non è, diciamo, legato ad un post pubblicato oggi che rassicurerebbe tutti quanti i lavoratori e i cittadini. Allora, lì abbiamo chiesto, quando abbiamo fatto l'audizione, come quando siamo venuti qui al municipio, e avremmo chiesto oggi al vice sindaco Bergamo, un tavolo in cui tutti i soggetti interessati fossero messi in grado di capire qual è il futuro di questa struttura e il futuro di conseguenza dei lavoratori. Questo tavolo, da quello che capisco oggi, non ci sarà più, non ci sarà mai, perché qualcuno, prendendo per buone le rassicurazioni, le voci che circolano su questa cosa, su questa vicenda, si crede di aver risolto il problema. Non sarà così, perché la storia dei cinema che hanno chiuso in tutta Roma sono molteplici, sono molti, e sicuramente potrebbe anche essere questo il destino del maestoso. Dico potrebbe perché poi io spero che non sia così, però per evitare che questo cinema faccia la fine degli altri decine di cinema che hanno chiuso, dobbiamo avere la certezza, e la certezza che noi chiediamo non è così legata ad un Twitter o a un messaggio postato su Facebook. Dobbiamo vedere le carte, il tavolo che noi chiediamo, e oggi lo chiedo a voi perché voi siete il municipio interessato per questa struttura, il tavolo che noi chiediamo deve vedere i soggetti intorno a questo tavolo, che diano le garanzie a noi organizzazioni sindacali, alla cittadinanza e ai lavoratori, che questa situazione si risolva nel miglior modo possibile. Non deve chiudere il maestoso, devono essere salvaguardati i posti di lavoro, e soprattutto però, se esiste un progetto di ristrutturazione, visto che i tempi sono così brevi, il 3 giugno si chiude la programmazione, il 6 si consegnano i locali, che vuol dire che c'è già un progetto di ristrutturazione consegnato? E perché la Commissione non ha chiesto gli atti? Per quale motivo il municipio non chiede gli atti, visto che nel vostro territorio questa struttura? Perché altrimenti tutto quanto è fumoso. Perché il vice sindaco oggi perché ha disdetto l'appuntamento? Se è convinto del messaggio che è arrivato dalla Commissione, avrebbe dovuto confermarci lui di persona queste rassicurazioni. Avrebbe fatto una bella figura, noi saremmo stati contenti. Oggi invece all'1:30 ricevo la telefonata dalla segreteria del vice sindaco che l'appuntamento è disdetto. Allora, o non crede a quello che è stato scritto dalla sua consigliera e quindi si vergogna di venirci a dire una cosa che forse non è in grado di confermare tra qualche tempo, oppure anche lui è convinto che quelle rassicurazioni siano sufficienti per dire il problema è risolto. Io invece di questo non ne sono convinto, insisto a voi, chiaramente, perché oggi sto qui, lo farò prossimamente anche con il vice sindaco chiedendo un nuovo incontro, che le rassicurazioni devono essere certe, ci devono essere i fatti concreti, nero su bianco, rispetto a questo problema che sicuramente se non avrà la massima attenzione anche vostra, si chiuderà come si sono chiusi tante altre situazioni che abbiamo vissuto in passato. Grazie. Allora, io ci tengo a spiegare che qui non siamo in una classe, si alza la mano e si interviene. In genere per un gruppo e per un tema parla un rappresentante, non è che parlano, lo sanno benissimo tutti i consiglieri che queste sono le regole del consiglio, quindi io penso che sia stato più che esaustivo. Noi le chiediamo, ha ragione lei, ma le chiediamo una deroga alla prassi perché oggi la sala è piena, i cittadini ne possiamo di questo ascoltare municipio un altro consigliere vogliono partecipare, ne possiamo credo che non possiamo impedirglielo. Io penso che nessuno impedisce niente a nessuno, ma i discorsi possono essere fatti anche alla fine. Io capisco che è una deroga alle regole, però non è che si può approfittare. Io di mani alzate non so quante ne ha viste lei, ma io ne ho viste almeno 3-4, quindi queste 3-4 non è per cattiveria, ma non le posso concedere. Noi da qui le abbiamo viste, mi dispiace per lei, quindi sto dicendo trovate un minuto a testa di TPS. Quanti siete per un minuto a testa? 1, 2, 3, 4. Forza, un minuto a testa, uno per uno. Allora, buonasera a tutti, ringrazio la Presidente per avermi concesso la parola. Io vorrei sottolineare una cosa. Da questa sala ho sentito tante cose molto così aleatorie. Eventualmente convochiamo una commissione. Sono Michele D'Ambrosio,
mi chiedo scusa, sono un giovane, un ragazzo di questo municipio, e eventualmente, eventualmente si può fare una commissione, eventualmente. Noi come giovani ci aspettiamo le risposte, e non tra un mese o tra due o tra un anno alla fine della ristrutturazione, ce le aspettiamo subito, perché il cinema Massoso è un punto di riferimento per noi giovani, per il quartiere penso tra i più popolosi della capitale, e non possiamo aspettare. La politica, quando sceglie di non decidere ma di derogare, fallisce, e forse non ha ben chiaro il suo compito. Qui ho sentito anche parole di speranza, bella la speranza, ma non è politica. Vogliamo fare una via di preghiera, mi chiedo. Ringrazio il Partito Democratico che ha chiesto questo consiglio, la cui importanza è sottolineata appunto dalla partecipazione dei cittadini, e le risposte non si hanno tramite post Facebook, ma si hanno nelle istituzioni. Il Municipio 7 di Roma ha una grossa responsabilità, ha sul suo territorio Cinecittà, la casa del cinema, e ce l'avete rappresentata anche alle vostre spalle. Vi invito a guardarla, quel disegno, perché noi su questo municipio non possiamo permettere la chiusura di un cinema, il cinema che dal 1957 è il primo multisala della capitale. Sarebbe un segnale davvero bruttissimo per la popolazione e per noi giovani. Noi Giovani Democratici fin dal primo momento ci siamo mobilitati con il banchetto e la raccolta firme, sosteniamo la raccolta firme online, e su questo non molliamo di un centimetro, fidatevi. Mi aspetto delle risposte dalle istituzioni, grazie. Vi chiedo di rimanere nel minuto che vi è stato concesso, grazie. Sì. Cosa che io vorrei anche ricordare è che qui non siamo in audizione di gruppi politici, siamo in audizione di cittadini, quindi eviterei questi slogan noi di qui, noi di là. Io i singoli cittadini oggi li ascolto tutti. I Giovani Democratici hanno già qui dentro i loro rappresentanti che hanno parlato. Questa è veramente una cattiva gestione di un consiglio municipale, e non ci tengo ad andare oltre in questo modo, perché è veramente un abuso incredibile, e vorrei che ve ne rendeste conto. Vorrei che ve ne rendeste conto. Avanti gli altri. No, Trotti, avanti gli altri. Mi le chiedo scusa, perché credo che ci sia stato, però deve stare un po' calmina. No, io non sto calma, perché quando vedo questa scenata, io non l'ho fatta quando ha parlato per conto vostro un attivista del Movimento 5 Stelle in occasione della delocalizzazione delle bancarelle. Forse lei non ha capito, qui dentro non si parla in nome... Se l'attivista viene, no, stia calma lei, se l'attivista viene e non parla a nome di un gruppo politico ed è cittadino, parla. Se deve farsi pubblicità al... No, mi dispiace, non intendo assolutamente cedere su questo punto, avanti, perché le regole vanno rispettate da tutti, avanti. Sì, buonasera, io sono Mario Carucci della Cuba Informazione, sindacato presenta al circuito cinema, che aveva chiesto, l'incontro all'assessore Guadagno, al consigliere Guadagno, ed era presente all'altra riunione di lunedì. Io voglio dire solo, voi dovete prendere le decisioni, non entro nel merito. Quello che dico è che noi abbiamo chiesto, perché noi siamo qui di fronte a una vertenza dove circuito cinema dice che lì continuerà la proiezione dei cinema, dei film e così via. Adesso è uscito il posto dell'assessore Guadagno e siamo contenti, del consigliere Guadagno, e siamo contenti che dice che il Maestoso continuerà o meno eccetera. Tutti dicono che continuerà, noi stiamo chiedendo l'interlocutore con il quale mettersi a parlare, però nessuno ce lo dice. Noi questo vi chiediamo, questo abbiamo chiesto quando abbiamo richiesto l'incontro con le istituzioni comunali. Noi non vogliamo né favori né cose meno, chiediamo alle istituzioni che svolgano il loro ruolo. Siamo di fronte a una serie di incognite, tutti dicono che continuerà, ma chi sarà l'interlocutore? Perché se c'è un interlocutore, a quello noi vorremmo chiedere che cosa...
come vuole comportarsi, che cosa vuole fare. Tempo scaduto. L'altra cosa che può essere tempo utile scaduto. Per la vostra, mi dispiace, oggi state veramente abusando della mia pazienza. Dovete prendere una decisione. Quello che dice l'assessore Tosatti, sul, voi potete, perché ogni ristrutturazione viene fatta se c'è un cambio di destinazione d'uso. Il Metropolitan, che è partito nel 2010, ha presentato una riconversione, però ha presentato chiedendo una deroga del 70% di a genere commerciale. Allora c'è da capire se per il maestoso sarà uguale o no. Questo sarebbe da chiedere e da monitorare. Tutto questo noi, per noi come sindacato, l'avvertenza non è chiusa, per noi continueremo fino a che non vengono ritirati gli 8 licenziamenti. Non ci accontenteremo della speranza o meno, ma faremo un modo per scongiurarli, faremo tutto quello che sarà possibile per scongiurarli. Bene, io vorrei che manteneste veramente il tempo, perché il signore ha preso l'intervento di 3 persone. A me dispiace, perché se voi aveste accettato di parlare alla fine, quando il consiglio era chiuso, magari potevate parlare anche per un periodo più lungo. Vado avanti, signora. Se perché... volete fare no, no, se volete, non è che prima si decide, poi si fa, poi si cambia. Non decido io. Guardi, allora vado avanti. Quindi, un minuto. L'essenziale è parlare, perché c'è necessità di essere ascoltati. Assolutamente. E più che altro avremo necessità di avere un tavolo insieme alle istituzioni con le persone che, come voi dite, c'è già un progetto. Noi questo progetto non sappiamo né di chi è, né chi lo farà, in quanto tempo lo farà, perché altre situazioni sono state fatte alla stessa identica maniera e dopo 2 o 3 anni hanno riaperto. Voi sapete che qualsiasi cinema o qualsiasi luogo culturale, e specialmente un cinema, chiude, non riapre il giorno dopo. Assolutamente, noi abbiamo un'avvertenza che scade il 4 giugno alla Regione Lazio, con 8 dipendenti che sono fuori dal posto di lavoro, con un cinema che in ogni caso il 6 giugno chiude, questo è sicuro. Quindi vogliamo sapere qual è il progetto, di chi è il progetto e se c'è la possibilità, e dobbiamo avere la possibilità di parlare con quel soggetto in un tavolo insieme a voi, come le istituzioni, perché devono essere tutti quanti garanti, perché solamente dire che si riaprirà, non abbiamo dubbi che si riaprirà, non sappiamo né quando né con chi e né perché. E questo noi vogliamo saperlo, perché altrimenti i lavoratori stanno, in ogni caso stanno fuori. Il fatto di dire che i lavoratori probabilmente saranno ripresi non significa niente, perché nessuno ce lo garantisce questo, neanche la legge, perché la legge per noi finisce il 4 giugno. Questi lavoratori chiudono e se ne vanno a casa. Solamente questo, quindi ovviamente quello che ha detto il mio collega, noi abbiamo fatto una richiesta come CGL CISL UIL, io sono della CGL, per cui vogliamo assolutamente che questo tavolo ci sia, tra l'altro prima del 4 giugno, perché il 4 giugno sono finiti i giochi per quanto ci riguarda nel panorama di quello che stiamo facendo della procedura. Grazie. Grazie a lei. Quanti siete? Sono io, eravamo 4 signora, 4. Ok. Forse saremo anche ridondanti, però ci deve scusare. Noi la ringraziamo per averci concesso anche questo minuto, perché l'importante è dare un messaggio e far capire quali sono le nostre necessità. Io sono Nicola Pellicano della FIST e CISL, insieme ai miei colleghi stiamo vivendo in questo momento sì la chiusura del maestoso, come abbiamo detto, hanno già ripetuto gli altri, che è un punto di aggregazione importante, ma anche la procedura di mobilità per 8 persone. Quindi quello che noi chiediamo alle istituzioni, e oggi speravamo andare dall'assessore Bergamo proprio per cercare di avere anche da lui qualche, diciamo così, sostegno per poter procedere con questa vertenza che stiamo attendendo, vedendo che diciamo perdere, insomma, ormai si lavora tutto su Twitter e via dicendo, o Facebook o qualsiasi cosa sia, però noi abbiamo bisogno e necessità di trovarsi qualcuno che ci sostenga per capire, uno, come ha già detto la mia collega e forse ripeterò, il maestoso quando riaprirà, e due, cercare di capire con chi riaprirà, perché questo è il determinante, perché potrebbe essere anche la possibilità di instaurare un percorso che ci potrebbe davvero riportare, non tanto con le parole ma coi fatti, alla ricollocazione delle persone che usciranno, perché il 4 giugno finisce la procedura e l'azienda è libera di licenziare. Quindi il nostro appello, che è stato detto e ripetuto da tutti quanti, è questo. Io non voglio rubare altro tempo, vi ringrazio del tempo che ci avete concesso, però chiediamo a voi
a voi, insomma a tutti quelli che possono darci la mano, di avere chiarezza e fare trasparenza su quello che, che può essere il cinema mestoso. Grazie. Grazie a lei. Presidente, chiederei la sospensione del Consiglio per un incontro di gruppo, grazie. Per un incontro di gruppo? Sì, penso che si può concedere, assolutamente. No, lo lascio sospeso, lascio ulteriore quanto tempo volete per... Mezz'oretta. Pochi minuti, va bene. Eravamo rimasti alla, diciamo, alla discussione dell'atto. Non siamo arrivati, aiutatemi perché ormai prima della dichiarazione di voto c'è l'intervento della consigliera che ha fatto l'illustrazione, quindi la consigliera Vitrotti. Io credo che possa approfittare per spiegare, diciamo, quello che è avvenuto nella capigruppo. Grazie. Sì. Siamo arrivati, come avete capito, in conferenza di capigruppo a ragionare rispetto all'atto che il Partito Democratico ha presentato, cercando di mantenere, concentrarci su quello che è ovviamente il punto centrale della nostra azione, cioè quello di fare tutto quanto possibile per scongiurare la chiusura del cinema maestoso. E questo mette da parte anche, io le chiamo, non è né una tragedia né forse un eccesso di tranquillità quello che io ho potuto cogliere, ma quello che ho colto durante la discussione, oltre ad una velata ossessione nei confronti e quasi un attacco di gelosia nei confronti di chi avesse presentato meno l'atto, io credo che invece ci dobbiamo mettere in una... capisco che... non ce la fa, però io invece raccolgo l'incertezza che c'è stata anche da parte della maggioranza stessa, perché poi quella volontà di tranquillizzare purtroppo non è stata percepita neanche dai vostri interventi, e perché quel progetto di cui parlava prima il consigliere Giuliano non è che non lo conosce il Partito Democratico o non lo conosce la cittadinanza, non lo conoscono al momento i consiglieri di maggioranza, non lo conoscono i lavoratori che lo chiedono, non lo conoscono i sindacati, quindi è ovvio che tutto quello che si può ancora mettere in campo è un lavoro che deve essere fatto per scongiurare la chiusura del cinema maestoso, altrimenti, come ho avuto modo di dire, restano delle rassicurazioni, ma restano fatti privati, e noi non siamo qui per raccogliere i fatti privati, noi siamo qui per raccogliere, intanto dare un indirizzo politico, ma poi cercare di avere delle rassicurazioni che l'amministrazione funziona così, purtroppo. Se bastasse un comunicato, ci saremmo risparmiati tutti un sacco di problemi, invece servono i pezzi di carta, serve la volontà politica di mettere continuamente sul tavolo le questioni, e purtroppo gli esempi che ci sono su Roma sono tanti, anche strutture che sono di proprietà comunali, parlo del cinema, ne parlavamo prima in conferenza di capigruppo, il cinema Aquila sta soffrendo ancora, il cinema America, cioè di esempi purtroppo ne possiamo raccontare tanti, e pensare che questo processo possa investire anche una struttura del nostro territorio, credo che deve non solo non tranquillizzarci, ma tenere costantemente agitati ed impegnati. Quindi, al netto di quello che non è successo al momento ancora in Commissione Capitolina, ma al momento è avvenuto, in forma legittima da parte della Presidente della Commissione Guadagno, ma non si è tradotto al momento ancora in un atto, quello che oggi ci sentiamo di dire per essere più tranquilli, che carta canta,
il resto purtroppo se lo porta via il vento. Mi permetto di dire un'osservazione a chi diceva poi bisognerebbe vedere che cosa è stato fatto rispetto alla direttiva del 2014, ha ragione il consigliere Tosatti, infatti su questo, mentre è in atto e si sta concludendo probabilmente l'interlocuzione per la sottoscrizione del famoso contratto di governo nazionale, il Partito Democratico a livello parlamentare ha presentato anche un'interrogazione su questo, proprio per capire a che punto è quella direttiva del ministro Franceschini e per chiedere: è stato fatto quel lavoro che voi avete chiesto di fare alle direzioni artistiche e culturali? Ce lo aggiornate, ce lo fate vedere? L'abbiamo chiesto per iscritto e quando diciamo, ci verrà data fornita una risposta diventerà un elemento di discussione da inserire in quel tavolo, perché dal cinema maestoso, come è successo negli anni precedenti, devo dire in cui c'è stata un'azione forte da parte dell'amministrazione municipale per altri versanti che erano quelli legati all'emergenza abitativa, ma che portavano con sé la salvaguardia dei lavoratori e di quello spazio culturale, come c'è stato negli anni scorsi, in cui informo anche il consigliere Giuliano che non solo c'era Bergamo ma c'era anche Paolo Berdini che condivideva questo, conoscete bene l'ex assessore Berdini, non c'è più però, vabbè, anche lui si era fatto causa e portavoce di una preoccupazione forte e così negli anni passati si era riusciti bene o male a cercare di mettere un freno. Oggi con una normativa più forte rispetto a questo, ma soprattutto con una volontà che va esplicitata, credo che il municipio Roma Sette si può mettere dentro questo livello di discussione con una preparazione e anche con una volontà politica forte e chiara. Per dire questo e per arrivare alla conclusione della sostituzione dell'impegno che c'è nel nostro atto, che se la Presidente è d'accordo io leggerei direttamente: a convocare un tavolo istituzionale entro il 4 giugno tra Comune di Roma, Municipio Roma 7, la proprietà dell'immobile, i sindacati, al fine di visionare il progetto di ristrutturazione del cinema e monitorare la situazione per salvaguardare uno spazio culturale di rilevante interesse per il territorio municipale e scongiurare la chiusura del cinema maestoso. Su questo, da quello che ho capito, diciamo, c'è un'intenzione anche da parte della maggioranza di diciamo, spingere tutti nella stessa direzione e io credo che questo sia il segnale che oggi il Partito Democratico cercava in quest'Aula e quindi se questo dovesse avvenire noi ne saremo veramente contenti, ma soprattutto per la causa, non per altro. Grazie. Siamo arrivati alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Ho seguito l'intervento finale della collega Vitrotti, che mi trova d'accordo perché l'abbiamo lavorato in capigruppo e quindi sono contento che al di là delle sfumature si è emersa una volontà. Quella che mancava e che probabilmente si chiedeva a quest'Aula era quella di esserci, cioè che il municipio fosse comunque vicino alle esigenze, alle problematiche e alla situazione che si sta emergendo, che sta emergendo ovviamente per quanto riguarda questo cinema. Quindi ci siamo anche messi in questa condizione. Sono contento perché poi la politica deve fare sintesi e quindi da una situazione un po' divergente si è arrivati comunque ad una conclusione intelligente che tiene conto dell'aspetto della mozione, tiene conto della parte operativa che è il tavolo che serviva comunque, perché è quella poi la base per capire poi da che parte e dove si può arrivare. Sono contento che anche Fratelli Italia ha contribuito a questo meccanismo e quindi sono favorevole a questa mozione così modificata. Grazie. Grazie Presidente, anche io per concordare su questo, come dire, cambiamento della mozione originaria che salvaguarda un po' tutte le istituzioni partendo soprattutto dal municipio che dovrà partecipare, quindi come ho rilevato fin dall'inizio di questo consiglio, al tavolo cittadino e naturalmente utilizzare, continuare anche come ci ha consigliato anche la Presidente d'Aula nel momento, scusate il telefono,
per scongiurare questo possibile scontro che si evidenziava tra il capogruppo di 5 Stelle e il Partito Democratico. Quindi abbiamo trovato una quadratura che, giustamente, ascoltando anche gli operatori sindacali, penso che sia un buon lavoro, e quindi voto convintamente questa mozione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Grazie, ringrazio tutti i consiglieri, i capigruppo, per aver fatto questo lavoro che auspicavamo. Le nostre intenzioni rispetto a questa mozione al Consiglio di oggi erano chiare. Siamo contenti che la maggioranza abbia rivisto la sua posizione e da averci chiesto di ritirare la mozione. Speriamo oggi di votare tutti insieme un atto che dia forza alla tutela del cinema maestoso, un presidio culturale per il nostro quartiere, e soprattutto mantenga alta l'attenzione dal qui al 4 giugno per tutelare i lavoratori. Per questo, come ha detto la consigliera Vitrotti, abbiamo inserito nella mozione di convocare un tavolo istituzionale, e aggiungo nella nostra dichiarazione di voto anche di convocare quanto prima una commissione cultura su questo tema, per poter ascoltare tutti gli attori, i lavoratori, i sindacati, gli operatori, magari anche la proprietà e i gestori, e poter predisporre un atto più forte di questo in futuro. Per questo motivo il Partito Democratico vota favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone. Sì, grazie. Allora, il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa mozione, perché era, diciamo, per dimostrare che comunque l'interesse c'è. L'ho detto all'inizio, forse era sfuggito il passaggio. Se non ci fossero state le evoluzioni che sappiamo ci sono state in questa giornata, quindi non lunedì, non parlo della commissione, voglio essere chiaro, ma il tavolo che c'è stato già con la, diciamo, che ha visto la consigliera Guadagno mettere insieme tutte le parti in causa per avere le rassicurazioni che ho descritto prima, avrei votato l'atto così com'era. Ho chiesto, per spiegare, ho chiesto inizialmente, poi dopo, di ritirarlo, perché a me sembrava che l'impegno così come scritto era sostanzialmente superato. Ora le carte cantano, è vero, ma quante carte sono rimaste lettere così al vento, scritte sicuramente, ma con nessuna azione conseguente? Allora dovremmo capire che le carte servono quando impegnano su cose concrete e realizzabili, altrimenti sarà carta che verrà prodotta, che verrà inserita nel mucchio delle cose da farsi o che si sarebbero volute fare. Invece, siccome a noi piace fare delle cose concrete, come ho detto anche nel mio intervento, il monitoraggio ci sembra la cosa più giusta, più corretta da fare, visto che con le notizie di stamattina l'interlocuzione si è avviata, si è preso un impegno. Come parte municipale ci sembra più efficace invece mantenere l'attenzione sull'evoluzione dei fatti, affinché poi si possa arrivare al risultato. Per questo motivo ringrazio il Partito Democratico per aver accettato la proposta di sostituire il suo impegno con invece un impegno incentrato sul monitoraggio, su un'azione di controllo e di messa attorno a un tavolo delle parti per giustamente vedere questo progetto, valutare, dare la possibilità ai lavoratori di valutarlo insieme alla parte politica con la proprietà, e eventualmente noi, comune e municipio, presenti al tavolo, dovremo chiaramente assicurare il dialogo tra le parti. Quindi ringrazio anche gli altri consiglieri dell'opposizione che hanno comunque condiviso questa impostazione, e quindi ribadisco, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente la mozione. Allora,
Prima della votazione vorrei chiedervi di estendere la durata del Consiglio, perché l'abbiamo superata, quindi la estendiamo fino a termine dell'ordine dei lavori, cerchiamo di fare tutto. Allora, votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Mi sembra di capire che è all'unanimità, è approvata. Sì, il Consiglio approva all'unanimità la mozione che consigliera Vitrotti, le chiederei di depositare così per l'ufficio Consiglio. Non si può, ragazzi, io lo capisco, ma non si può. Il testo. Allora. Il testo modificato. Il testo modificato. Allora, andiamo avanti perché non abbiamo concluso qui il Consiglio e quindi passiamo al punto successivo, ed è un'altra mozione, una mozione a firma dei consiglieri Principato, La Zazzera, Candigliota, Tripputi, Zitoli, Ciancio, Carlone, Rinaldi, Gugliotta, De Chiara, Pompei, Tosatti, Ariano, Giuliano, Vitrotti, Toti, Giannone e Biondo, avente ad oggetto la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Pregherei il consigliere di illustrare. Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, questa mozione è una proposta del Movimento 5 Stelle e diciamo, è stata portata in commissione per espressione parere in data 11 maggio. Devo dire che è stata accolta favorevolmente un po' da tutte le opposizioni. E diciamo, segue un percorso che questa amministrazione aveva iniziato fin dall'insediamento. Il tema è molto delicato e è importante. Come Movimento 5 Stelle, appunto, fin dal nostro insediamento abbiamo tenuto degli incontri con le associazioni che difendono i diritti delle persone LGBT all'interno della sede municipale, e successivamente in data 1 marzo abbiamo proceduto all'installazione di un'opera, di un monumento dedicato alla memoria. Un monumento dedicato alla memoria diciamo che fa riferimento al periodo dell'Olocausto, che viene ricordato ovviamente per lo sterminio di milioni di persone, in particolare di origine ebrea. Ma in realtà, poiché furono veramente milioni le persone gli uomini e le donne deportate nei campi di concentramento, oltre al popolo ebraico furono perseguitati anche delle persone LGBT, comunità nomadi come Rom, Sinti e Camminanti, oppositori politici e disabili, tutte vittime di questa follia che ha generato morte e distruzione. Prima di passare all'impegno, alla lettura dell'atto che presentiamo oggi, vorrei se possibile citare una frase della nostra Presidente Rozzi: nulla più dell'arte persegue il nobile intento del ricordo, dimenticare o ancor peggio negare l'esistenza stessa di questo evento drammatico vuol dire essere complici di questo orrore e perpetrarlo. Solo la memoria rende vive le lezioni della storia, impedendo che gli errori del passato possano ripetersi nel futuro. Quindi diciamo, con l'installazione di quest'opera che ricorda le persone che citavo prima, il settimo municipio ribadisce e alimenta la vocazione democratica e antirazzista, anche nel caso di razzismo, se vogliamo chiamarlo così, di genere. Procederei con la lettura dell'atto.
Premesso che l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 2,1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani recita: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza di nascita. Visto che il 17 maggio 90 è una data storica per il mondo LGBT, quel giorno l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuoveva l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, nella classificazione internazionale delle malattie, determinando quello che oramai tutti sappiamo, ovvero che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ognuno di noi e che non esiste alcuna patologia o alcuna devianza. Il 17 maggio 2004 ha avuto luogo la prima giornata internazionale contro l'omofobia. Nel 2007, in seguito ad alcune dichiarazioni delle autorità polacche contro la comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender, l'Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l'omofobia sul suo territorio. Alcuni estratti del testo approvato recitano: il Parlamento Europeo ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell'Unione Europea senza discriminazioni. Condanna i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l'odio e la violenza, anche se ritirati in un secondo tempo, e chiede alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarli. Nel 2009 la campagna IDAO, International Day Against Homophobia, viene incentrata sulla transfobia ed in particolare sugli atti di violenza contro le persone transgender. Il nome ufficiale diventa pertanto Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Considerato che il Parlamento Europeo, nella risoluzione approvata in data 24 maggio 2012, recita che l'omofobia consiste nella paura e nell'avversione irrazionale provata nei confronti dell'omosessualità femminile e maschile, di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, sulla base di pregiudizi, ed è assimilabile al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazione a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e ragionevole dei diritti, e spesso si cela dietro motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all'obiezione di coscienza. Ritenuto che è necessario ed indispensabile dare sostegno ai cittadini vittime di atti discriminatori e vessatori riconducibili al tema dell'omofobia e della transfobia, promuovendo la campagna IDAO con iniziative di sensibilizzazione, con eventi e progetti di varia natura che possano diventare momento di riflessione e azione per denunciare e lottare contro ogni forma di violenza fisica, morale o simbolica legata all'orientamento sessuale, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente della Giunta a promuovere la Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia sul sito ufficiale del Municipio Roma 7. Impegna la Presidente ad aderire e promuovere, in occasione della giornata del 17 maggio 2018, iniziative e progetti di associazioni e singoli cittadini che si impegnano quotidianamente con campagne di sensibilizzazione al rispetto delle identità sessuali e per il contrasto all'omofobia e alla transfobia, a organizzare incontri programmati con i giovani del territorio, con le scuole e le famiglie che possano indurre a momenti di riflessione collettiva contro ogni forma di discriminazione. Grazie. Ci sono interventi? No, non ci sono. Ah sì, Biondo. Consigliera Biondo. Scusate. Sì, grazie Presidente. Noi diciamo semplicemente per ribadire che questo è un tema importante e che negli ultimi anni sul piano dei diritti il nostro Paese ha fatto grandissimi passi avanti. Penso ad esempio alla legge sulle unioni civili, che è stato per il nostro Paese un risultato storico, che ha reso l'Italia un Paese più giusto, più uguale, più libero.
Penso che oggi è importante votare quest'atto, ma proprio per il monito che faceva nella discussione precedente un altro consigliere, non possono rimanere semplicemente delle parole, non può semplicemente rimanere, diciamo, un compitino fatto in questa giornata. E per questo siamo convinti e abbiamo firmato l'atto proposto dalla maggioranza, che serva un ulteriore scatto in avanti per combattere le intolleranze, le discriminazioni, gli episodi che sempre più spesso avvengono nella nostra città. Crediamo che serva una legge sull'omofobia, perché lo sdegno che ci unisce e ci contraddistingue non è più sufficiente, ed esprimiamo però molta preoccupazione per quello che potrà avvenire nei prossimi mesi da questo punto di vista, e chiediamo quindi al Movimento 5 Stelle di impegnarsi su questo tema, perché sicuramente un governo con la Lega su questo argomento ci intimorisce, e speriamo appunto che in questo famoso contratto di governo che si sta scrivendo in questi giorni il tema dell'uguaglianza, del rispetto e della non discriminazione rispetto ad appartenenze di genere, sessuali o altro ancora, non sia un elemento su cui si può discutere, perché i diritti fondamentali non possono rientrare in un contratto di governo, non sono in discussione, e da questo veramente si dimostrerà da che parte state. Altri interventi? No, dichiarazioni. Vuole fare l'ultimo intervento? Sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Per rispondere ai solleciti che sono arrivati da parte della consigliera che mi ha preceduto, noi confermiamo l'intenzione di affrontare con delicatezza e importanza questo genere di temi. E come accennavo in fase di presentazione dell'atto, lo abbiamo anche un po' dimostrato, diciamo, nel senso che abbiamo instaurato da subito un dialogo con le associazioni che difendono i diritti di queste persone, e abbiamo appunto avviato, diciamo, uno scambio che continuerà nel tempo. Nelle commissioni di riferimento poi ci sarà sicuramente occasione di confrontarsi un po' tutti insieme. In particolare vorrei ricordare che proprio un paio di giorni fa è avvenuta la realizzazione del giardino Rainbow, proprio nello spazio antistante l'ingresso principale del municipio, quindi diciamo abbiamo proceduto a colorare un po' anche quello spazio per lanciare un messaggio, insomma, quindi un contrasto a tutte le discriminazioni che quotidianamente avvengono. Confermiamo, come dicevo prima, quindi la nostra volontà anche di confrontarci su questi temi che sono molti, molto delicati, e siamo disponibili, diciamo, a suggerimenti anche da parte di tutte le opposizioni. Grazie. Allora, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo direttamente, consigliere Giannone. Sì, volevo, la dichiarazione di voto che faccio oggi è chiaramente l'atto, noi lo votiamo favorevolmente, e volevo rassicurare sul fatto che, sulle preoccupazioni, mi dispiace non aver visto il 15 una rappresentanza delle altre forze politiche, che anche all'evento che c'è stato in Sala Rossa, perché è stato molto interessante dare la possibilità a una comunità LGBT di poter discutere e confrontarsi su tematiche che dovrebbero invece essere molto più sentite nella società. Si parla di integrazione, di inclusione a scuola, e poi dopo ci dimentichiamo di una fascia di cittadini che invece probabilmente si sente ancora poco inclusa, e sappiamo
anzi si sente addirittura segregata. Quindi queste piccole manifestazioni che noi abbiamo fatto già l'anno scorso, invitando anche qui la GEDO, mi pare, l'associazione dei genitori, e sentendo le loro esperienze, le esperienze di un genitore, dal punto di vista di un genitore, che cosa significa non l'avere un figlio LGBT, ma sapere che il proprio figlio è discriminato. Ecco, con queste piccole manifestazioni che noi facciamo, abbiamo fatto, ripeto, già l'anno scorso un evento, quest'anno l'abbiamo ripetuto e lo rifaremo per i prossimi anni, significa dare a questa comunità una, come dire, un ulteriore spunto di possibilità di integrarsi realmente in una società e sentirsi parte di una società e di un contesto che è quello dell'essere umano. Grazie. Ci sono state tutte le dichiarazioni di voto, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo credo approvato all'unanimità, adesso mi confermano. Bene, sì, anche questo all'unanimità con 14 voti favorevoli, quindi l'atto viene approvato dal Consiglio. Sì, l'atto viene approvato dal Consiglio, il Consiglio chiude qui la sua... No, chiude qui la sua parte operativa, adesso chiudiamo il Consiglio e invece invitiamo assolutamente, possono continuare le riprese se lei è d'accordo, perché per noi è un continuare il discorso, non, diciamo liberiamo solamente la segreteria, però vogliamo darle tutta l'attenzione, quindi venga pure. No, può stare anche lì, prendere posto dei consiglieri, guardi in questo momento... Le cediamo la parola. Buonasera, io mi chiamo Claudio Isidori e sono presidente del comitato di quartiere Casilina Vecchia Mandrione. Io volevo portare un contributo a quello che era la prima, diciamo, interrogazione che ha fatto la signora Quidiero, scusami, perché ho partecipato venerdì ad un incontro che c'era tra il consorzio stradale di Via del Mandrione, che è proprietario di Via del Mandrione, perché Via del Mandrione è una strada privata, e la società Roma Sotterranea SRL, che è la società che è stata incaricata dalla Banca d'Italia per effettuare dei rilievi su Via del Mandrione. E l'incontro, diciamo, io mi ero presentato, sapevo che c'erano delle difficoltà eccetera, quindi qui non si tratta secondo me di vedere quando riapre Via del Mandrione. Secondo me il problema non è quello della riapertura, ma della verifica della stabilità di Via del Mandrione, di tutta l'area di Via del Mandrione, perché dalle carte che ci sono state consegnate emerge una situazione di estrema criticità. Le volte io ho potuto, diciamo, raccogliere un documento diciamo impropriamente, perché siccome era stato commissionato alla Banca d'Italia non poteva essere consegnato ai presenti, io però, diciamo, sono riuscito ad entrare in possesso di questo documento, e Via del Mandrione in pratica è un formicaio, cioè le volte si sono ridotte da 15 metri a 2 metri in alcuni punti, e tutta l'area è sotto collasso. Quindi il problema non è riapriamo il Mandrione, andiamo a verificare quello che sta succedendo lì sotto, perché ultimamente è stata aggravata, questo anche detto dai tecnici, il passaggio dei treni, ci passa l'alta velocità a poca distanza, e questo, diciamo, tufo fragile
continua a scendere, tant'è che loro a questa società, la Roma Sotterranea, è stato commissionato anche da altri attori, è stato commissionato il lavoro. Quindi il problema, secondo me, investe anche il Ministero dell'Ambiente, i grandi rischi, perché questa è una situazione che va esaminata, non ci dobbiamo diciamo affrettare a riaprire la strada, perché sotto non si sa bene che cosa c'è, o meglio si sa ed è molto precaria. Io ho un documento visibile che, se qualora qualcuno fosse interessato ad esaminarlo, lo posso dare, però facendone ovviamente un uso perché è commissionato da altri. Quindi poi questa riguarda soltanto il tratto che va da via della Marrana fino al ponte della Certosa, di via degli Angeli. Dopo non è che la situazione sia idilliaca, è che non è stato fatto il rilievo. Lì ci sono 36 chilometri di gallerie la cui volta si sta deteriorando. L'intervento non può essere fatto con un foro e il riempimento, perché il riempimento andrebbe disperso per 36 chilometri, quindi vanno fatti degli interventi mirati, estremamente costosi, perlomeno detto da questo, e va verificata poi se è possibile mantenere la viabilità, almeno quella pesante, su via del Mandrione. Quindi questo è un contributo che mi sono sentito come cittadino e come abitante del Mandrione di dare, questo forse per dare conforto a chi aveva presentato l'interrogazione. Tutto qua. Grazie.